così non va. Un'altra stagione nel caos e salta la concessione. La proprietà esige un radicale mutamento nella gestione dell'impresa e rammenta che la libertà è trama e fondamento del patto sottoscritto con questa comunità. Nel suo tessuto vivente, la potenza della luce risplende, ispira le arti, conforta chi soffre e sostiene chi si incammina sull'arduo sentiero dell'umana creatività. Questi interventi della proprietà sono dei colpi bassi. Sono sfuriate che io non sono più disposto a tollerare. Hai ragione, sono pronunce angoscianti e minacciose. Potessi, spegnerei quella luce ai piani alti, oggi stesso. Che strano concetto, quello della libertà. Per la proprietà la libertà vale per tutti, tranne che per noi. Noi non siamo liberi di ispirare alcunché. Non siamo i servi di nessuno noi. Ma vuoi farti sentire? Ragioniamo piuttosto. Per contratto la proprietà non può alcunché su di noi se l'intera compagnia sceglie noi in piena libertà. Beh, accadesse questo, allora dovrebbe ritirarsi per far spazio al nostro progetto e alla nostra autorità. L'anno scorso, poi, sul piano dei sentimenti, non siamo riusciti ad ottenere l'unanimità di intenti per colpa di due teste matte che all'ultimo momento si sono tirate indietro. Se il cuore dell'impresa fosse esploso, prevaricando sulla ragione, avremmo vinto la partita. Questo teatro e il giochino annesso sarebbe nostro. Ed ora ai piani alti ci saremmo noi. Vando ai sogni, Nox. Per ora siamo qui e dobbiamo ancora sottostare ai diktat della proprietà e a quella maledetta luce che veglia su tutto e tutti senza soluzione di continuità. Ma giuro che non sarà per molto. Comunque sia, la compagnia la gestiamo ancora noi e ci sono ancora margini sufficienti per inventarci qualcosa di nuovo. Per esempio? Per esempio muoverci nella direzione opposta a come ci siamo mossi la stagione scorsa. Potrebbe non essere un'idea malvagia. Nella direzione opposta. No che non è un'idea malvagia, non è affatto un'idea malvagia. Precedente l'adesione c'era, però abbiamo fallito perché a un certo punto la situazione ci è sfuggita di mano. E pur essendo fortemente condivisa un'idea di un teatro, come dire, vaporoso o aereo, quasi sognante, è successo lo stesso il finimondo. Sì, ricordo. All'inizio il progetto è stato approvato con entusiasmo anche dalla proprietà. Poi dopo però qualcosa è andato storto, o peggio, qualcuno ha esacerbato gli animi ed ha esasperato il clima.
Brava, hai detto bene. Il clima si è surriscaldato e non si è scavallato perché le idee non erano sufficientemente chiare, no? Mica la capisco, sai, questa idea di voler scavallare a tutti i costi. Ma scavallare poi che cosa? No, ma Bianca, è che no, si intendeva solo dire che non c'è stato quello sballo emozionale che ci si attendeva. Se ci fosse stato anche il crack delle coscienze più retro, oggi sarebbe tutta un'altra. Che poi ripercorrere la stessa strada sarebbe inutile, se non addirittura da cretini. Così, vedi Bianca, una cosa è certa, noi non vogliamo dipendere da niente e da nessuno. Ora, dritta o storta che sia, la compagnia è viva e abbiamo ancora ampi margini per escogitare qualcosa di nuovo ed intrigante, anche per la proprietà, intendiamoci. Mi pare di capire che la proprietà non mette in dubbio la titolarità della compagnia, eh? Essa minaccia ritorsioni, solo se non cambia qualcosa dal punto di vista dei rapporti umani, che devono sottostare ad un'unica legge, quella della libertà. Certo, certo, anche se l'interferenza del gran capo questa volta è stata un tantino pesante, no? E poi sarebbe anche ora che il signor No si facesse vedere, ma lo sai che a contratto quasi scaduto non abbiamo ancora avuto l'onore di conoscerlo di persona, il gran capo? Bianca, diciamo le cose proprio come sono, pane al pane e fino al vino. Io ho vissuto il richiamo del gran capo come un bel ricatto. Se il gran capo ha messo bocca, lo ha fatto solo per richiamare tutti ai patti sottoscritti. E poi poteva benissimo tacere e in futuro decidere diversamente. Beh, allora tu quindi pensi che non c'è stata alcuna interferenza? No, no, non c'è stata interferenza. Ah. Ha voluto solo ribadire a chiare lettere che la nostra avventura artistica ed umana non ha ragione di esistere senza la libertà. Ma noi siamo stati sempre coerenti con questa norma del contratto. Parliamo sempre di libertà. Essa per noi è sacrosanta. Oh, sacrosanta parole, dici bene. Beh, però tu a volte sei un po' ingrata, Bianca, e di parte. In quanto ad obiettività, se posso dirti, zero. Ma comunque, questo è un dettaglio del tuo carattere che approfondiremo meglio un'altra volta. Adesso no, senza perdere altro tempo, qui si sta facendo tardi. Che cosa facciamo? Decidiamo di fare compagnia, ma in modo diverso da come si è fatto finora. Allora, benissimo, però stabiliamo subito come lo si fa. Perché qui la stagione ormai è alle porte. E questo nuovo gruppo non deve trasformarsi in un cavallo di Troia per la ditta Nix & Nox. E quindi? E quindi niente spazio a dinamiche buoniste tipo affinità elettive e soprattutto nuovo indirizzo artistico ad hoc. E qui dovete entrare pesantemente in gioco tu e Gianna. Aspetta, aspetta. Poco fa l'ho vista in sala prove. È bene che senta anche lei questi ragionamenti. È la regista della compagnia, no? Beh, le do una voce allora. Dalle una voce, Nix. Sì. Gianna! Gianna, puoi venire? Vieni, vieni, ecco. Gianna, che ci sono delle novità. Accomodati. Salve a tutti. Ciao, Gianna, vieni, vieni, siedi. Gianna, per motivi che ora sarebbe troppo lungo spiegare, dobbiamo rivedere l'impostazione della nuova compagnia che stiamo creando. Vedi, attualmente è necessario un cambiamento radicale di programma. E tu e Bianca sarete i pilastri portanti di questa trasformazione. Ora, se ben ricordi, nella scorsa stagione teatrale abbiamo lasciato carta bianca un po' a tutti, attori e tecnici. Ed è finita com'è finita. Beh, a carte 48. Si è faticato oltre misura per contenere la valanga emotiva che si era creata. In quel putiferio erano tutti o quasi tutti fuori di testa. Aspetta un momento. Forse oggi, col senno di poi, possiamo dire che c'è stata una sorta, che so io, di esaltazione collettiva. Sì. Diciamo le cose come stanno, eh?
Alla fine c'è stato quasi un ammutinamento che in apparenza sembrava contro di noi, ma che in realtà era nei confronti della proprietà. Che però non si è mai intromessa nel lavoro che stavamo svolgendo. Direttamente no. Indirettamente sì. Cioè? Cioè, tu intendi bene che la libertà, se vera, deve essere intesa a tutto tondo. Certo, a tutto tondo. Oh. Perché noi da questa libertà siamo sempre esclusi? A noi mai è concessa la libertà di essere liberi, come dice il signor Nix, a tutto tondo. Dipende da quanto è grande questo vostro tondo. Se è grande a dismisura, si rischia di pestare cani a chi ci gira intorno. Vabbè, della misura del tondo ne parliamo un'altra volta. Ora torniamo al nocciolo del problema. E dunque, quest'anno dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare e noi pensiamo che si debba marciare in senso opposto a come ci si è mossi nella passata stagione. E da oggi, nei nostri spettacoli, mettiamo al bando le emozioni, i sentimenti, che sono stati la causa prima di tutti i nostri guai. Poi Bianca ti ragguaglierà in proposito. Ma come faccio a mettere in piedi uno spettacolo senza muovere né emozioni né sentimenti? È un nonsenso. È quello che ho detto anch'io. Ragazze, tra queste mura si respira ancora aria di anarchia e di rivolta. È ciò che resta degli effluvi emotivi della vecchia compagnia, eh? Ha ragione Nox, non possiamo più aggiungere altra benzina lì a un fuoco che ancora cova sotto la cenere. No, quest'anno scritturiamo gente nuova, che sia del mestiere, poco importa. Anzi, formiamo una bella compagnia di soli debuttati. Meglio ancora se fatta da gente raccogliticcia, senza arte né parte, gente che vive la giornata, ecco, tanto per capirci. Degli sfaccendati, insomma. Brava, dei ragazzotti, delle persone amorfe, dei gonzi, via. Gente che si accontenta di quattro soldi e non ci rompe più di tanto. E per la messa in scena si ricicla ciò che c'è. Bravo! Lo spettacolo quest'anno lo facciamo a costo zero. A proposito, serve il nostro trovarobe Daniele. Daniele! Daniele! Eccomi, mister. Ah, no, eccomi. Daniele, dobbiamo recuperare tutto il materiale accatastato in soffitta. Servono oggetti di scena di qualsiasi tipo per lo spettacolo di quest'anno. Porta giù tutto quello che trovi e occhio a dove metti i piedi. Eh sì, Daniele, mi raccomando, stai attento, perché le travi sono molto vecchie e potrebbero cedere. Ma un trovarobe che si rispetti non può non vedere buchi o travi matte. Comunque, Mr. Nox, entro domani, o al massimo domandaltro, tutto quello che avrò trovato sarà in palcoscenico, fosse anche la proprietà in persona. Lascia perdere la proprietà. Ci bastano gli oggetti. D'accordo, gli oggetti solamente. E posso andare. Ma c'è presto, signor Nix. Tornando a noi, con la critica come la mettiamo? Quelli non aspettano altro per darci addosso. E con una porcheria simile, sai le bordate. La critica. Ragazze, ma vi rendete conto che la nostra è un'organizzazione di grande richiamo? La compagnia di prosa Nix & Nox è un nome nel mondo dello spettacolo. Nella conferenza stampa la butteremo sul sociale con le solite menate tipo lo spontaneismo sociale, gli impulsi ancestrali, il territorio a prescindere, la prosa ecocompatibile e via discorrendo. Dai teatri importanti, intendo quelli dei grandi ed affollati foyer, buona parte della stampa accetta tutto, ci scommetto, tutto accetta. E se qualche giornalista, durante la conferenza stampa di presentazione,
canta fuori dal coro? E sai che problema c'è? Ma anche noi, devi sapere che abbiamo le nostre penne blasonate, che non aspettano altro pur di sbertucciare a dovere quei poveri malcapitati. Ma come credi che nasca la guerra delle testate giornalistiche? Con uno snap il gioco è fatto. Gianna, la scommetti una cenetta che alla fine li contiamo sulle dita di una mano? I giornalisti resistenti? Dai retta a me, Gianna, non rischiare. Anche nella carta stampata, tengono famiglia. Bando alle ciance, ragazze. Inventatevi qualcosa. È compito della direzione artistica e della regia trovare la quadra. Ma ne uscirà un guazzabuglio, un pessimo servizio alla cultura e a tutti noi. Ragazze, vi fate troppi scrupoli. E che sarà mai? Per una volta avremo fatto una ricerca teatrale diversa, intellettuale, asettica, o perché no, di tipo meccanicistico. Ma l'avete capito o no che tra non molto scade il contratto con la proprietà? L'avete capito o no? L'avete capito che scade? L'abbiamo capito, l'abbiamo capito! Dobbiamo sgattaiolare, muoverci sottotono per non urtare i piani alti. Vanno bene dei pupazzi tipo videogiochi? Vanno bene? Brava! Brava! Quelli, a meno che... A meno che cosa? A meno che anche così alla proprietà non salti la mosca al naso.